Buonasera amiche ed amici, buonasera a tutti. Oggi un altro video collaborazione con il sito Okpud. Ve l'ho messo in anteprima del video e vi metto il link al sito anche giù nell'info box, quindi andate a vederlo. E oltre al link del sito vi linko anche direttamente la pagina in cui ci sono i prodotti che ho scelto per la collaborazione. Ringrazio tantissimo chi mi ha dato la possibilità di collaborare, appunto, e sono molto contenta. Ultimamente sto facendo delle piccole collaborazioni perché anche se non sono una influencer o pochi iscritti su YouTube, anche io nel mio piccolo comunque posso consigliare qualcosina, non su larga scala, però se posso volentieri. Lo faccio anche senza collaborare tantissime volte quando vi recensisco tutti i prodotti che utilizzo, anche nei prodotti terminati o quando vi parlo dei locali in cui vado o delle località, insomma, di turismo. Bene, e partiamo subito. Mi hanno dato un budget e con il budget mi sono comprata. Ho avuto modo di ricevere queste due cose. E c'è anche un codice sconto per voi, perché ringrazio appunto che mi hanno dato il codice sconto anche per voi. E se vi incuriosisce qualcosa, sempre giù nell'info box codice sconto. E cosa vi dovevo dire? La spedizione è abbastanza veloce, 10-15 giorni al massimo e avete le vostre cose e la qualità devo dire che è molto buona. Allora, visto che siamo appunto in estate, è periodo di mare, ok? Ho voluto scegliere una borsetta mare, che non è quella classica borsetta, cioè borsona grande, enorme, ma è una borsina piccola per quando vado al mare da sola. E l'ho già mezza preparata, non è tutta piena, però è mezza preparata. Vedete qua dentro ci sono un po' di cose che se volete vi faccio anche vedere, tanto sono poche. Ed è proprio una borsettina che vi sta dentro l'asciugamano, una bottiglietta d'acqua, il cappellino, come potete vedere le creme solari, una cosina proprio così. Allora, nel sito, nella parte qua c'era un charm che io pensavo fosse compreso con la borsa. In realtà è una cosa che penso abbiano messo loro che viene venduta sul sito perché qua non c'era niente. Io ho deciso di attaccare questo portachiavi che ho preso a Napoli con tutti i simboli, il corno, la chiave. Visto che è rosso, si abbina. Insomma, è veramente super chic, secondo me, molto 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 carina. E vi vado ad illustrare cosa ho messo dentro in velocità. Occhiali Ray-Ban, cappellino Versace, acqua abbronzante Clinias, che la adoro, la compro e la ricompro da anni, crema protettiva 30, un mollettone che serve sempre. Una power bank che poi dovrò metterci anche il cavo perché non l'ho messo dentro, ma lo metterò sicuramente. Spazzola, salviettine umide, asciugamano di queste che non occupano spazio, di cotone molto leggere e pratiche. E questo per mettere il cellulare dentro quando si va in acqua per non rischiare che cellulare, soldi, secondo me è molto utile, e le gomme. Però, insomma, devo aggiungere qualcos'altro perché ovviamente non è tutta piena. Io le cose le riempio all'inverosimile, ho sempre bisogni e necessità, quindi ci metterò delle altre cose quando andrò. Secondo me è super super carina. E dopo vi faccio vedere, scusate che l'ho messo di là, un marsupio. Eccolo qua, con il resto del budget ho voluto acquistare questo marsupio, che però va indossato così, e dopo ve lo faccio vedere in un'altra clip con un outfit, come vi farò vedere un outfit con questa borsa. Vi faccio vedere però in un'altra clip e probabilmente anche in un altro momento che non è oggi perché sono un po' di corsa. Intanto appunto vi faccio vedere questo, che è un marsupio che si porta però a spalla, a tracolla, è fatto così, ha due cerniere. È in poliuretano, dentro ha una taschina e poi anche un'altra taschina. Sono due taschine, una con la cerniera e una senza cerniera e poi senza. La qualità è molto buona rispetto,
ad altri siti che, in cui ho acquistato, non ha assolutamente odore e guardate, c'è la pelle, è sia morbida ma si sente anche che il marsupio ha una struttura solida, non è di quelli proprio leggerissimi che si rompono subito, quindi ottimo. Adesso vi lascio alle clip che girerò in questi giorni dell'outfit che ho creato con la borsa mare e dell'outfit che ho creato con il marsupio. E intanto ci salutiamo qua. Il primo outfit l'ho pensato tipo per fare la spesa e ho scelto questi pantaloncini corti senza cintura, le chunky shoes di Skechers che sono molto molto comode, hanno la suola bella alta, sono comode, questa maglia di Only con tutti questi volant molto carina, svolazzante. E poi questo marsupio qua, che appunto è il primo pezzo che ho scelto della marca Oakwood. Eccolo qua, molto molto bello, anche questa appunto tracolla così di tessuto, mi piace molto. Maglia svolazzante appunto. E questo è l'outfit completo. Per il secondo outfit l'ho immaginato per andare al mare, perché appunto la borsa a mare, con questo caftano preso su Zalando, non ha marca, mi piace molto il nero e il colore dei fiori beige marrone e poi il verde. Sotto si presume che abbia il costume, anche se non l'ho messo, però voi immaginatevi di sì. E le ciabattine di H&M che poi cambierò con le ciabatte che avrò qua dentro per camminare sulla sabbia, quindi così un outfit molto semplice, giusto per farvi un esempio, ecco, con appunto le ciabattine per quando si va al bar a bere un cocktail o a fare un giro in centro, mentre le ciabatte poi di ricambio per camminare sulla sabbia.